È davvero una situazione inedita dal punto di vista meteorologico. Abbiamo visto all'Aquila, persino all'Aquila, appunto, dove si è abituati a questo freddo, ma insomma a maggio la neve che è tornata nelle frazioni più alte. Situazione analoga anche sulle cime del massiccio della Maiella. Noi stiamo per tentare un collegamento con la nostra troupe che è partita proprio per raggiungere la parte più innevata della Maiella, dove ci sono gli impianti sciistici di Passolanciano e di Maielletta, dove la nostra Anna Di Giorgio con Diego Martelli. Tra poco, appunto, non appena riusciremo a allestire il collegamento video in condizioni meteo che potete immaginare, insomma, piuttosto precarie, ci farà il punto della situazione. Ma sta nevicando, proprio appunto, ci hanno segnalato poco fa sulla Maiella all'altezza del. Eccola qui, eccola qui. Qui. Anna, ti vedo adesso Sì, e ti sento, sì. ti Ci vediamo con siamo. gli impianti della maglietta alle spalle. Sta nevicando? Io non vedo bene dall'inquadratura. Certo. Allora, sì, sta nevicando. In realtà, se non vedi bene, è perché ti dico che siamo immersi nella nebbia e quindi dovete fidarvi di me e di Diego Martelli che è dietro la telecamera. Siamo effettivamente sulla Maielletta a 1650 metri di altitudine, dove ha ripreso anche da poco a nevicare. Qui la temperatura è di meno 1, ma vi assicuro che se ne percepisce una nettamente inferiore perché c'è anche del vento che soffia, quindi fa ancora più freddo di quello che è realmente. Allora, dobbiamo dire intanto che mentre salivamo abbiamo incontrato anche due escursionisti che stavano tentando di farsi, di regalarsi l'ultima ciaspolata della stagione, anche se davvero più che la primavera questa sembra davvero autunno ancora inoltrato. E quello che vi dobbiamo dire a proposito del meteo è che abbiamo sentito anche questa mattina, prima di salire qui sulla Maielletta da Passo Lanciano, abbiamo sentito anche il nostro esperto meteo Giovanni De Palma che ci diceva che comunque questa instabilità andrà avanti fino al pomeriggio, poi dalla serata nottata ci sarà un miglioramento, ma comunque anche per la giornata di domani, martedì, le temperature rimarranno nettamente al di sotto di quella che è la media stagionale. E poi salendo abbiamo anche sentito telefonicamente il gestore dello chalet che vedete alle nostre spalle, lo chalet La Maielletta, che è Venanzio La Gatta, il quale si diceva che effettivamente lui che lavora qui già da vari anni non si ricorda una neve così intensa anche a maggio. Si ricordava certamente la neve che durava fino a maggio, ma non una nevicata in primavera inoltrata. E del resto questa perturbazione che sta interessando un po' tutta l'Italia non si registrava dal lontano 1957, era il 5 maggio del 1957 quando si registrò una nevicata, una perturbazione così importante come quella che stiamo vivendo anche noi in queste ore. Ma insomma, per ritornare anche qui in località proprio la Maielletta, lo stesso Venanzio La Gatta ci diceva che questa è una neve che comunque non potrà consentire di riaprire gli impianti da sci, anche perché la stagione è ormai chiusa da 3 settimane e la sciovia è stata chiusa già un mese e mezzo fa. È una neve sicuramente farinosa, non compatta, che quindi non consente di poter sciare in sicurezza, tant'è che i gestori degli impianti qui si stanno proprio organizzando per mettere in piedi quelle che poi saranno le attività sportive nettamente primaverili ed estive, ammesso che davvero la primavera possa partire. Ma comunque, dicevamo che questa mattina abbiamo incrociato anche due escursionisti che stavano concedendosi l'ultima ciaspolata di stagione. Allora sentiamo quello che ci hanno detto al nostro microfono. E sulla strada che porta al Rifugio Pomilio abbiamo incontrato Luciano e Valerio, due escursionisti che hanno deciso con questo tempo stravagante di arrivare fino alla Madonnina. Luciano, intanto perché questa decisione, visto che insomma fa molto freddo, diciamolo? Allora, per la decisione, per noi questa è una cosa normalissima perché andiamo a caccia, siamo appassionati di montagna e la frequentiamo in tutte le stagioni. Oggi stavamo a casa, avevamo qualche ora da dedicare, abbiamo voluto fare sperando l'ultima ciaspolata, così, giusto per passare un po' qualche ora nella natura. Andremo a salutare l'amico del Rifugio Pomiglio, ci trattiamo un po' là, saliamo sulla Madonnina, aspettiamo la sera, faremo delle foto per quando sarà possibile e torniamo giù. Metteremo le ciaspole e saliamo.
Insomma, fine serata, diciamo che avrete goduto di questa bella giornata invernale in primavera, però, sì. Valerio. Oggi è 6 gennaio, l'Epifania non è primavera, giustamente. Vabbè, cioè, volevamo arrivare con la macchina fino al Pomilio per arrivare fino alla Madonnina del Blockhouse, però purtroppo le condizioni sono quelle che sono, quindi procederemo a piedi su questa strada dimenticata da Dio, senza far polemica però. Di dove siete? Non vi ho chiesto. Io sono Giovanni Tatino. Io di Chieti. E quindi siete amici per questa, l'amicizia vi unisce in questa passione appunto per la montagna? Abbiamo un gruppo, 12-13 persone, solitamente usciamo insieme la domenica, io e lui invece ci siamo sempre, anche nei giorni feriali, compatibilmente col tempo, quindi sì, abbiamo questa passione. Ma non è azzardato andare in montagna con questo tempo? Perché poi la montagna è imprevedibile, insomma il tempo cambia in un attimo e non avverte nessuno. No. Dipende dall'esperienza, da quello che si fa. Noi ovviamente non lasceremo la strada che è visibile grazie ai paletti, ovviamente non andremo a fare fuori percorsi, perché con questa visibilità poi la gente si è persa, non è la prima volta che gente si perde più su della maialetta, quindi... La prima regola quando si va in montagna intanto è dire che si sta andando in montagna, certo. E dire esattamente dove si va, è così, l'avete fatto, immaginiamo. Sì, sì, ma siamo attrezzati, abbiamo il navigatore, gli strumenti GPS, siamo attrezzati di tutto, lampade frontali, e comunque in montagna non si va mai da soli. Possibilmente con un gruppo un po' numeroso, non in due, ma oggi è veramente proprio una classica ciaspolata sulla neve, stando vicini alla strada come punto di riferimento. Vi ho chiesto già dove arriverete? L'intenzione al Pomilio, vi fermerete al Pomilio? Credo sicuramente al Pomilio. L'intenzione era di andare fino alla Madonnina del Blockhouse, però la vedo difficile, anche perché penso che ritorni a nevicare un altro po', quindi ci proviamo. Comunque arriviamo al Pomilio, ci facciamo un caffè e una cioccolata in tutta tranquillità. Che attrezzatura ci vuole per fare questa esperienza? A parte un abbigliamento idoneo per le basse temperature, quindi guanti, sottoguanti, scaldamani, abbiamo tutto, lampade frontali, oggi le ciaspole se dovessero servire, ma solitamente portiamo nello zaino anche i ramponi e picozza per tratti ghiacciati, però solo nel caso in cui si decidesse di fare qualche cima, però è chiaro che in quel caso si parte la mattina presto, col tempo perfetto, nulla è lasciato al caso. La montagna bisogna saper rinunciare, quando non ci sono le condizioni si torna indietro, questa è una regola fondamentale per tutti, dovrebbe essere. Anche perché la montagna sacrifici non ne chiede, è sempre lì ad aspettarci e questa è sicuramente la regola principale. Va bene, noi vi lasciamo andare allora, vi auguriamo una buona passeggiata in questo lunedì 6 maggio 2019, che dicevamo più che 6 maggio, sembra davvero 6 gennaio. Fania del 6 gennaio. Forse non è finita, niverica anche settimana prossima probabilmente, quindi... Vabbè, magari noi torneremo, così ci direte quale altro percorso intraprenderete. Buona passeggiata. Buon lavoro a voi, no. Ciao, arrivederci. Allora, siamo tornati in studio, abbiamo sentito insomma anche qualche consiglio utile da parte degli escursionisti che mi parevano abbastanza attrezzati. Anna, abbiamo veramente pochi secondi, soltanto per dirci un aggiornamento a volo sulle condizioni meteo lì dalla Maialetta. Continua a nevicare, continua a spirare il vento e che dire, Carmine, per il cambio di stagione ci vorrà ancora tempo evidentemente. Bene. Nuovo, linea a te e buon proseguimento.